Che cosa vuol dire truffa aggravata? E cosa si rischia quando si viene indagati per questo reato? Dopo lo scandalo Pandorogate e la conseguente indagine per truffa aggravata avviata nei confronti di Ferragni e Balocco, abbiamo pensato di fare un attimo di chiarezza su come funziona questo reato. Prima però, ragazzi, noi studiamo ogni giorno per offrirvi contenuti sempre più di qualità e utili. Quindi se apprezzate questo lavoro, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube. A voi basta un solo click, ma per noi è fondamentale. Io sono Arianna e oggi vediamo insieme in cosa consiste il reato di truffa aggravata dalla minorata difesa, che è proprio come si chiama il reato per cui sono ora indagate Ferragni e Balocco, e qual è la differenza con la frode in commercio. A proposito, sulla vicenda Pandorogate abbiamo fatto un video proprio in cui spieghiamo cos'è la pratica commerciale scorretta, quindi andatelo a vedere. Analizziamo una cosa per volta e partiamo dalla truffa, che è regolata dall'articolo 640 del codice penale. Il truffatore cosa fa? Inganna chi gli sta di fronte facendolo cadere in errore. Anzi, seguendo proprio le parole della norma, inducendolo in errore, nel senso che il truffatore riesce a convincere la vittima, che nel caso del Pandoro è il consumatore, che una certa situazione sia vera, quindi che quei soldi sarebbero andati in beneficenza, quando in realtà o è diversa da come appare o proprio non esiste. Quindi il truffatore è pienamente consapevole di quello che fa e ha tutta la volontà di ingannare la vittima. E come avviene l'inganno? Con artifici e raggiri. Ossia quando si fa apparire vera una situazione che non lo è, tu stai manipolando la realtà per un tuo tornaconto, e questi sono gli artifici. Per esempio, il venditore non vi dice che quel prodotto ha dei difetti. Oppure si convince la vittima con ragionamenti falsi che una situazione sta in un certo modo quando invece non è vero. E questi invece sono i raggiri. Quindi per esempio il venditore vi convince a comprare online un prodotto che in realtà non esiste. Gli artifici e raggiri possono essere bugie, possono essere messe in scena, ma anche approfittare della buona fede di chi vi sta di fronte, omettendo volutamente alcune circostanze. Ma qual è lo scopo del truffatore? Lui vuole ottenere per sé o per qualcun altro un vantaggio ingiusto. Ed è proprio così che lo chiama la legge, ingiusto, perché è stato ottenuto in modo illecito e può essere sia di tipo economico, quindi i soldi, o non economico. Così, mentre il truffatore si procura un vantaggio, il truffato subisce un danno patrimoniale, appunto perché, ad esempio, avrà speso i suoi soldi per un bene che non esiste, oppure perché è stato convinto ad acquistarlo per un motivo falso. Quindi cosa si rischia con la truffa? La truffa è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1032 euro. Però, come abbiamo detto, Balocco e Ferragni sono indagate per truffa aggravata dalla minorata difesa, e quindi la minorata difesa è una delle possibili aggravanti della truffa. Viene richiamata dall'articolo 640 al comma 2, che fa riferimento a sua volta alla circostanza indicata al numero 5 dell'articolo 61. In poche parole, è il caso in cui il truffatore si approfitta di una situazione di debolezza del truffato. Nel Pandorogate questa debolezza è data dal fatto che la comunicazione pubblicitaria è avvenuta soprattutto online, sui social. Tu, utente che guardi la pubblicità sul web, non hai la possibilità di fare un controllo sul prodotto o sull'acquirente che si trova lontano da te. Questa distanza tra te e il venditore mette quest'ultimo in una posizione di vantaggio di cui si potrebbe approfittare. Quindi nel nostro caso il consumatore sarebbe stato indotto ad acquistare tramite i social il Pandoro a prezzo maggiorato, con l'idea che il ricavato sarebbe stato donato all'ospedale Regina Margherita. Tra l'altro, contestare l'aggravante ha permesso alla procura di poter procedere d'ufficio, perché se fosse stata contestata la sola truffa base, per procedere sarebbe stata necessaria la querela della parte, ossia dei consumatori, che però finora non è arrivata. Nel caso in cui la truffa aggravata fosse confermata, la legge prevede la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 309 a 1549 euro. E ora passiamo all'ultimo punto. Perché la Procura di Milano ha optato per la truffa aggravata scartando il primo reato ipotizzato, ossia la frode in commercio? Per un motivo: perché la frode in commercio si verifica quando il venditore consegna all'acquirente un bene diverso da quello stabilito, e ce lo dice l'articolo 515 del codice penale. Nella collaborazione Balocco-Ferragni il prodotto di vendita è sempre stato un Pandoro, sia quando è stato presentato online agli utenti, sia quando è arrivato sugli scaffali dei supermercati. Insomma, niente di diverso o strano. Adesso, e lo ricordiamo perché è molto importante, siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, quindi non ci sono certezze, né si può parlare di colpevolezza, fino a che sul caso non ci sarà una sentenza definitiva. La Guardia di Finanza ha
acquisito e consegnato alla Procura di Milano le mail che lo staff di Balocco e Ferragni si sono scambiati nel 2021 per accordarsi sui contenuti da pubblicare online. E il contenuto di queste mail avrebbe proprio convinto il pubblico ministero ad indagare per truffa aggravata. Infatti, anche se non sono state ancora rese pubbliche, dagli scambi risulterebbe che entrambe le parti erano consapevoli che la donazione benefica sarebbe stata realizzata indipendentemente dagli incassi del Pandoro. Quindi si sta indagando sulla possibilità che tutta la pubblicità sia stata costruita sapendo a monte che la donazione non era legata alla vendita dei prodotti. Sicuramente la faccenda si sta complicando molto più di come appariva all'inizio. Io spero che ora il reato di truffa aggravata vi sia quantomeno più chiaro, ma se volete altri aggiornamenti di tipo giuridico sulla vicenda, fatecelo sapere nei commenti.